Ciao amici di Goriccia TV, guardate chi ho trovato per la strada. Intervista a Laura Fasiolo, candidata alle regionali del Friuli Venezia Giulia. Sentite un po', ha difeso Goriccia TV in consiglio comunale. Si fermi un secondo, una nostra grande ex preside, candidata a sindaco, mancava poco, cara dolcezza, e poi onorevole. Adesso, alla fine, oggi è il 14, festa degli innamorati. Non mi dire! Certo! Allora, evviva il mio amore! Esatto! Il mio amore, priva mio marito, ma sì. Gorizia è sempre nel cuore. Allora, senta, io ho sentito oggi al TG3, la signora Fasiolo candidata alle regionali. Beh, io dico una donna che veramente ha dato tanto quando che era a Roma, perché so tante cose che ha portato avanti. Allora, diciamo, candidata alle regionali, cosa può dare la signora Fasiolo? Posso dare che il 2025 sia davvero un anno importante per valorizzare, rivalorizzare questa città, per dare un ruolo a questa città. Cominciamo da subito a dare un ruolo a questa città che sta perdendo tutto. Adesso, visto che c'era una persona, abbiamo dovuto tagliare. Allora, senta, signora Fasiolo, continui questo discorso molto importante verso la città di Gorizia. Sì, Gorizia deve riprendere il suo ruolo di capoluogo, sì. Deve essere al centro di un territorio che raccoglie diversità culturali, che raccoglie una splendida cultura fatta di pluralità linguistiche, di pluralità culturali, cioè veramente straordinaria. Tutte le persone che vengono qua si innamorano di Gorizia. Esatto. Gorizia deve tornare al centro come città trasfrontaliera, un esempio in Italia, un esempio in Europa. Come che era una volta, caro mio. Diciamo che Gorizia ha bisogno di una consigliera in regione di spessore. Non abbiamo bisogno di persone che vanno lì solo per fare la presenza. Noi abbiamo persone che combattono come lei combatteva a Roma per Gorizia. Questo è importante. Allora, cosa vogliamo dire? Io la inviterò in studio. Grazie. Signora Fasiolo, la inviterò in studio anche per sentire un po' le ultime, dopo vedremo un po'. Allora, cosa vogliamo dire alla gente di Gorizia oggi? Beh, la gente di Gorizia, quando inizierà a 360 gradi la campagna elettorale, voglio dire che devono credere in una donna che non ha nessun altro interesse che quello di dare valore alla propria città e ai cittadini. Una città dimenticata. Aspetti, e il bello è che noi abbiamo la presidente a Roma, donna, presidente in Europa, donna, prima donna consigliera a Trieste, a Gorizia per la regione, non sarebbe neanche male, vero? Ovviamente non sarebbe male, comunque prima senatrice della Repubblica lo sono stata. Ah, ecco, nel territorio goriziano. Nella provincia di Gorizia. Comunque continuerei a lavorare come ho sempre lavorato per questa città. Bene, allora concludiamo. Concludiamo con San Valentino, evviva gli innamorati, evviva tutte le persone che vogliono bene a Gorizia. Chi vuole bene a Gorizia deve anche andare a votare. Esatto. E votare bene. Evviva la rosa, Gorizia. Grazie mille e buon lavoro. Saluto Laura Fasiolo, che ha difeso Gorizia TV al Consiglio Comunale contro la Presidente.